Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere lo Uconnect da 3 pollici della Fiat Tipo. Andiamo ad accenderlo. Vedete, abbiamo il logo Fiat in bianco e nero. Lo schermino è questo qua. Qui abbiamo il tasto di accensione, il phone dove potremo andare a scegliere nella lista delle chiamate, la rubrica oppure la tastiera. Purtroppo dai comandi al volante non si può comandare. Vedete, per fare il numero noi dobbiamo andare a muoverci con questa rotellina. Qui ci indica la batteria, quanto prende il telefono, l'orario e qua dove sta riproducendo la musica USB con casuale. Non supporta lo streaming Bluetooth. Qui abbiamo le varie impostazioni, media, radio per mettere la radio. Tenendo premuto qui possiamo registrare la stazione che vogliamo in questi qua. Uguale sulla chiavetta, qui possiamo attivare il casuale, la riproduzione, il muto e cambiare canzone o tornare indietro nel menu. Qui abbiamo il tasto info che ci permette in questo caso di modificare, vedete, la voce della musica che stiamo ascoltando. Qui abbiamo il menu con le varie impostazioni. Qui possiamo ripristinare, mettere in ritardo lo spegnimento di 20 minuti della radio, limitare il volume quando si accende la macchina, l'autoradio accesa quando andiamo ad accendere la macchina, la lingua che in questo caso è bloccata. Poi qua possiamo modificare gli alti, i bassi, i medi, il loudness, adattare il volume alla velocità, il bilanciamento. E qua possiamo sfogliare la nostra cartella USB, mettere il casuale, ripetere il brano e mettere l'annuncio sul traffico. Possiamo anche cercare la musica da questo tasto qui, vedete, possiamo dividerla per artisti, album, generi, brani, playlist, cartelle e basta. Qui per cambiare la stazione della radio, la ABC, vedete, in questo caso è la C, la A e la B. Questo è tutto, se vi è stato utile questo video lasciate un like e iscrivetevi al mio canale.